Grazie. Allora, abbiamo visto che per il monitoraggio servono i dati devono essere dati sicuri, dati validati. E il Network Nazionale della Biodiversità nasce con l'intenzione di creare una banca dati condivisa, la più ricca possibile, per avere un quadro di quello che succede delle specie. Non solo quelle di interesse comunitario, comunque nella fattispecie anche di quelle. E la cosa importante è che questi dati siano georiferiti al meglio e che siano soprattutto che siano anche cronoriferiti, perché è soltanto attraverso una visione storica del dato che noi riusciamo a diciamo, capire che cosa cambia, che cosa sta succedendo sulla biodiversità. Diciamo che con questo spirito è nato il Network Nazionale della Biodiversità, che nasce, diciamo, dal punto di vista amministrativo come progetto pilota all'interno del Sistema Ambiente 2010, un bando del Ministero, che è stata forse una delle prime operazioni a supporto della Strategia Nazionale della Biodiversità. Eugenio, correggimi se sbaglio. Però mi piace dire che storicamente l'idea del network è molto vecchia. Nasce addirittura nel contesto non so se qualcuno di voi se la ricorda, della commissione fauna istituita dal Ministero dell'Ambiente sotto il ministro Ruffolo negli anni 70. Allora furono fatte due proposte alla Commissione. Una di queste era la checklist della fauna italiana, che poi ha avuto uno sviluppo immediato, anche perché costava un po' di meno di un'altra iniziativa, che era la banca dati della biodiversità proposta allora. Quindi stiamo parlando degli anni 70, la realizzazione di questa cosa c'è stata adesso nel 2011. Nel frattempo erano nate altre iniziative, che qui forse è utile ricordare perché le regioni, diciamo, dovrebbero dotarsi di osservatori per la biodiversità. Il Lazio e la Toscana sono state probabilmente tra le prime regioni a dotarsi di questo tipo di strumento. Il Lazio in particolare, all'inizio con l'ARP, poi direttamente con la Regione, ha istituito questo Osservatorio per la Biodiversità del Lazio, che è una banca dati georiferita. E quindi stiamo nel cuore, diciamo, della discussione di oggi, quindi il rapporto tra regioni e ministero su diciamo, queste problematiche molto importanti. C'è poi la comunità scientifica che naturalmente ha un interesse in tutto questo, perché attraverso l'utilizzo dei dati il più completi possibile nelle banche dati, è possibile poi modellizzare e capire quello che succede anche in prospettiva sul destino di singole specie, di comunità o di aree particolari. Nel frattempo faccio vedere queste slide che mostrano, diciamo, il Network Nazionale della Biodiversità nei suoi collegamenti. E nasce appunto, come è stato detto, da un team soprattutto di università con dei soggetti tecnologici che sono stati Altran, IGEAM, Vitrociset, che aveva curato sotto un'altra voce il portale cartografico nazionale e l'informatica per il territorio. In che consiste? Consiste in un sistema federato di banche dati sulla biodiversità, rese interoperabili attraverso un protocollo che si chiama BioCase, che è stato messo a punto dall'Università di Berlino e che è lo strumento che viene attualmente utilizzato da GBIF.
BioCase, tra l'altro, viene aggiornato continuamente. Questo è un punto molto importante. C'è stata anche una pubblicazione recentissima di quest'anno su appunto le potenzialità di BioCase. Di questo bisognerà tenerne conto negli sviluppi futuri del network, perché è chiaro che gli aggiornamenti sull'informatica sono estremamente importanti per la sostenibilità futura del network e soprattutto per il previsto ampliamento della base dati. Non mi soffermo su BioCase. Chi sono gli organi del Network Nazionale della Biodiversità? C'è un comitato tecnico scientifico, un comitato di gestione. Essenzialmente il network è costituito da centri d'eccellenza e focal points. Centri d'eccellenza sono i detentori, le istituzioni che detengono le banche dati, di cui sono proprietarie. Questo è un fatto molto importante da sottolineare, cioè la proprietà del dato rimane di chi l'ha prodotto, soltanto che questi dati vengono messi appunto in interoperabilità. E il senso, la policy di questa scelta è legata al fatto che una banca dati ferma a una certa data è una banca dati che non serve a niente. Queste banche dati devono essere continuamente aggiornate e per essere aggiornate devono essere aggiornate da chi le ha prodotte, in particolare da ricercatori o amministratori che le producono. Il comitato tecnico scientifico del network, il network è stato istituito ufficialmente, come vedete da questa diapositiva, è stato istituito anche un comitato tecnico scientifico. Il ruolo del comitato tecnico scientifico è quello di validare i dati che arrivano. Allora, due parole sulla natura di queste banche dati. I dataset che fanno riferimento al network sono dataset essenzialmente principalmente dati di occorrenza di specie. Quindi sono specie, posizione geografica, georiferita e dato sulla occorrenza della specie. Però in realtà attraverso il protocollo BioCase è possibile anche coordinare e legare banche dati diverse come immagini, come sequenze di DNA, come attributi delle specie. Nell'ambito per esempio di LifeWatch, di cui adesso vi dico due parole perché sarà uno dei sostenitori del Network Nazionale della Biodiversità, si cercherà anche di creare un catasto delle specie con i loro traits, cioè con gli attributi principali. Attualmente nel network, che è ancora allo stadio pilota, però ci sono già oltre banche dati di vario tipo, oltre 1 milione di dati, e due parole appunto sulle prospettive future. Ci si aspetta che il network, anche con i dati che ora arriveranno da tutta una serie di iniziative, aumenti moltissimo questa capacità di dati consegnati. Ci sono altre iniziative molto importanti in corso, come le iniziative del CNR, LTR e Next Data, che dovranno confluire anche loro nel network, ma soprattutto quello che ci si aspetta di molto importante sono due tipologie di dati: un maggior recupero di dati vecchi conservati soprattutto nei musei, e cercando di promuovere progetti, e questo si sta già facendo. C'è un progetto che si chiama Call Data per i musei, ci sono dei progetti LIFE in corso,
e soprattutto il coinvolgimento dei cittadini per i dati odierni, per i dati odierni. La sostenibilità del network, queste sono le ultime cose che vi dico, avranno come riferimenti LifeWatch, che è una infrastruttura europea sulla biodiversità, in cui l'Italia è partner importante, e il ruolo dell'ISPRA, che ci si aspetta sia particolarmente significativo e di cui parlerà chi mi segue adesso. Grazie. Grazie mille, Valerio. No, ti ringrazio.